Professor Berrino, vista la correlazione certa tra la buona alimentazione e la salute, qual è il cibo che l'uomo deve prediligere? Ma in fondo la ricerca scientifica e la revisione di tutti gli studi che sono stati fatti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano di mangiare quello che l'uomo ha sempre mangiato prima della rivoluzione industriale, cioè i cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta, la frutta oleaginosa, noci, nocciole, mandorle. Questo deve essere l'alimentazione quotidiana. Quindi il pane va bene, ma pane integrale. Il riso va bene, ma il riso integrale. L'orzo va bene, ma l'orzo decorticato, e così via. Cereali, legumi, verdure e frutta sono il cibo dell'uomo, il cibo che aiuta a prevenire le malattie croniche. È molto ben dimostrato che si riduce il rischio di ammalarsi di diabete, di ammalarsi di infarto, di ammalarsi di cancro, di ammalarsi di malattie, anche le malattie neurodegenerative. E quali sono invece le false informazioni che si sono fatte strada nell'opinione pubblica in merito al cibo e che bisogna sapere che sono false? E purtroppo c'è un enorme potere pubblicitario, no, per farci consumare dei prodotti che non sono i migliori per la nostra salute, che occasionalmente si possono anche mangiare, ma l'enorme pressione per le bevande zuccherate, per esempio. C'è una pubblicità enorme delle bevande zuccherate e anche delle bevande zero, che comunque fanno male anche loro. C'è un'enorme pressione per il consumo di salumi, per esempio, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice i salumi meglio non mangiarli, che non vuol dire che una volta ogni tanto si possano mangiare, ma deve essere una volta ogni tanto, non una volta ogni poco. E quindi dobbiamo difenderci dalla informazione pubblicitaria, difenderci dall'informazione televisiva, difendere i nostri bambini dall'informazione televisiva. Pensate, i cardiologi americani hanno appena emesso una raccomandazione che dice di non fare neanche assaggiare lo zucchero ai bambini nei primi 2 anni di vita. E guardate quanto sono bombardati i nostri bambini dalla pubblicità di merendine, bevande zuccherate, porcherie. E dobbiamo difenderli i nostri bambini dalla pubblicità.